Qual è lo strumento più utile per creare consenso intorno alla riforma costituzionale? Credo la relazione personale, l'interazione personale, il dialogo. La grande battaglia la faranno le televisioni, l'orientamento generale. Quello che compete, che ancora possiamo fare, è quello che direi nella relazione personale. E qui il punto importante è non cercare troppo di convincere. Cioè se nel nostro dialogo spingiamo molto sulla convinzione, alla fine arriveremo a dei punti di dissenso. Invece noi dobbiamo costruire fiducia, dobbiamo fare in modo che la persona, anche se non condivide del tutto le nostre opinioni, abbia voglia di approfondire, si costruisca quindi una relazione di fiducia. La comunicazione serve a costruire relazioni piuttosto che convinzioni.